Grande fratello VIP, Raffaello Tonon e la frase shock contro Giulia. Sempre pronta a dire la sua, anche a costo di risultare antipatica. Di chi stiamo parlando, se non di lei, l'amore Giulia De Lellis, che nella settima puntata del Grande Fratello VIP si è distinta per la lite con Jeremias Rodriguez, che l'ha accusata di aver tentato di pilotare il televoto per cacciarlo dal gioco. C'è chi si è schierato dalla parte del fratello di Cecilia e chi invece, come Simona Izzo, ha difeso a spada tratta la fidanzata di Damante. Per molti la De Lellis è una vera e propria stratega, il suo lato un po' furbetto è stato evidenziato anche da Alfonso Signorini. Il direttore di chi durante le nomination, proprio nel momento in cui la Geffina ha assegnato il suo voto a Raffaello Tonon, ha punzecchiato Giulia, che non ha tardato a zittirlo. Il mattino seguente Tonon ha commentato aspramente. Giulia è al centro di una polemica che non accenna a placarsi. Durante la diretta della settima puntata, l'ex corteggiatrice ha nominato Raffaello Tonon. Alfonso Signorini, stupito, non ha tardato a stuzzicarla e a chiederle se il suo voto fosse da iscrivere in una sorta di vendetta. La De Lellis, infastidita, non solo ha definito il suo commento inopportuno, o meglio stupido, ma lo ha esplicitamente invitato a non intervenire quando non serve. Il direttore di chi, cambiando tono di voce, ha pregato la giovane di sciacquarsi la bocca quando si rivolge a lui, rammentandole che è un onore essere definito ignorante da una persona come lei. Spenti i riflettori, molti inquilini hanno dato della maleducata a Giulia. Il clima all'interno della casa è rimasto teso fino al mattino seguente quando Tonon, in uno sfogo con Cristiano Malgioglio, si è lasciato andare ad una serie di affermazioni che potrebbero costargli caro. Molti infatti ipotizzano che verrà squalificato. Per Raffaello, Giulia avrebbe dovuto moderare le parole in presenza di un suo superiore e di una persona molto più grande di lei. E lui, al posto di Signorini, ecco cosa avrebbe fatto. Ti mordevo la giugulare fino a quando non vedevo la carotide a penzoloni. Le sue parole hanno suscitato scalpore e indignazione sul web, portando molti utenti a chiedere l'espulsione immediata del concorrente. Per molti sono una velata minaccia di morte, per altri un modo troppo forte per dire che l'avrebbe zittita. Andrea Damante si è schierato dalla parte della sua fidanzata. In un post sui social ha riportato le parole di Tonon, seguite da «No alla violenza, anche meno, ripeto». Cosa deciderà di fare la produzione del Grande Fratello VIP? Ilary Blasi comunicherà presto a Raffaello la sua squalifica? E soprattutto, sarebbe giusto prendere tale provvedimento? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.